Ciao amici, oggi siamo a Sanfermo, anzi veramente non siamo a Sanfermo perché siamo al valico di San Clemente. Ciao. Siamo al valico di San Clemente, facciamo un pezzo del sentiero 200, Sanfermo Monte Antola. In realtà non partiamo proprio da Sanfermo, ma ci siamo risparmiati un pezzettino di cammino. Vedete qui sotto le case di San Clemente, questa è la vallata di Vegni, Valle dei Campassi, Valle dell'Agnellasca. Questo è il sentiero 200 che scende da Sanfermo, noi lo imbocchiamo a questo punto e andiamo verso il Monte Antola. Anzi, oggi magari non andiamo neanche al Monte Antola, ma andiamo diretti al rifugio. Parco Antola, segnalato 2 ore e 30. Andiamo. Allora, a questo punto dobbiamo abbandonare la strada più ampia e girare un po' a destra, perché il sentiero 200 prosegue su questa traccia. Allora, non vi ho detto niente su Sanfermo, ma insomma Sanfermo molti di voi lo conosceranno, è un valico che separa la valle Val Borbera, la valle del Gordenella in particolare, e dall'altra parte la Val Vobbia. Sanfermo proprio in corrispondenza del valico, c'è una cappelletta sul monte di Sanfermo, è una cappelletta panoramica sulla quale magari dopo ne approfittiamo per fare due foto, perché mi sa che arriveremo, che sarà già pomeriggio inoltrato di ritorno dalla nostra camminata. E cos'altro? Noi siamo partiti da San Clemente è una piccola frazione dove una volta c'era un'osteria, adesso è stata di recente riabitata la frazione, l'osteria ormai è chiusa, però insomma qualcuno che ogni tanto ci prova ancora a rimanere a vivere in questi posti c'è, dai. Andiamo. Vedete qui, sono stati posizionati finalmente i cartelli del Parco Naturale Alta Val Borbera. Parco Naturale Alta Val Borbera, che è una realtà a cui abbiamo creduto un po' tutti noi camminatori, abbiamo voluto fortemente assieme a molti altri appassionati, il sindaco di Carrega Marco Guerrini. Insomma, alla fine è stato un processo complicato e che però è stato gestito molto bene da Marco e da tutti quelli che l'hanno portato avanti. Quindi il Parco della Val Borbera adesso è una realtà e speriamo che possa funzionare. Arrivati alle pendici del Monte Sopracosta, siamo a 1259, adesso proseguiamo verso Passo Sessenelle. Passo Sessenelle, dove incontriamo un altro sentiero proveniente da destra, da Valenzona, o Piani di Valenzona, non ho mai capito. Ci hanno superato due camminatori con un cane, che sono abbastanza lanciati. Noi siamo partiti un po' troppo forte, adesso abbiamo rallentato. Però giornata splendida, abbiamo tolto la giacca perché c'è da morire già, quindi più che febbraio siamo primavera e via. Panoramico, vedete, il primo paese che vediamo è Berga, si intravede poi proseguendo Agneto, e l'ultimo paese che vedete sulla sinistra è Daglio, là in fondo tutte le dorsali, quella dell'Ebro la più lontana, poi la dorsale del Legnà, e spostandosi verso destra Monte Carmo. Bellissima la vista da qua. Andiamo. Qui un altro sentiero che arriva dalla destra, ma noi proseguiamo di qua. Siamo arrivati a Passo Sessenelle,
Vedete qui la mulattiera più larga che incrociamo, siamo a 1254 metri. Allora, seguendo questa strada che non è segnalata, si arriva comunque nei prati sotto il Monte Buio. Noi invece seguiamo il sentiero segnalato che va su in questa direzione e adesso cominciamo a salire verso il Monte Buio. Ci aspetta un pezzo un po' ripido di salita, prima nel bosco e poi nei prati, diciamo, di Crinale. Abbiamo iniziato a salire. Qui le pendenze sono ancora umane. Tra poco ci sarà un breve tratto di pendenze disumane. Però insomma sarà un tratto piuttosto breve e che ci porterà poi fuori dal bosco per l'ultimo tratto di salita al buio. Qui si vedete poco, ma alla nostra destra il panorama è verso la Val Vobbia, si intravede il Reo Passo là in mezzo alle piante. E noi saliamo. Qui fa freddo, temperatura crollata nel bosco, ma resistiamo in maglia. Terminato con un po' di fatica il pezzo ripido, è mezzogiorno in punto e noi siamo ormai sbucati negli ultimi prati del Monte Buio. Qui guardate il panorama verso il passo dell'Incisa. Ci aspetta ancora un po' di salita sui prati adesso, ma poi arriveremo sulla vetta del Monte Buio, dove non siamo a metà del percorso, però insomma siamo abbastanza a buon punto. Si intravede il mare, si intravedono un po' di nuvole in fondo. Eh sì, vamos, che caldo, con degli sbalzi di temperatura terribili. Eccoci finalmente sul buio. C'è un sentiero che è un disastro, cioè bagnatissimo, sembra gelato, poi in realtà è molle, non si capisce dove mettere i piedi. Comunque siamo arrivati sulla cima del buio, dove c'è quella grande croce de ferro e c'è anche un tavolino. Adesso ci riposiamo un minuto, facciamo due foto. Vedete che è spuntato qua dagli alberi sulla sinistra l'Antola, che è la nostra destinazione finale. Verso il mare c'è un po' di foschia, non si intravede, peccato. Guardate qui il panorama, Croce Fieschi, Reo Passo, Monte Cravì, si intravede Vobbia. Oh, che bello, da qua sopra. Andiamo, si scivola anche nel piano. Monte Buio, metri 1403, la panchina del parco dell'Antola. Allora, l'Antola è segnata a 1 ora e 20 e ci stanno tutti. San Fermo 50 minuti, vedete? Noi siamo partiti da San Fermo, da San Clemente in realtà, che è quel piccolo gruppo di case sotto alla cappelletta di San Fermo. Si vede un bel panorama di tutta la dorsale del Giarolo, della Val Borbera. Guardate, qui si vede sempre Agneto con Daglio alle spalle, la dorsale del Carmo, si vede l'Esima addirittura nel fondo e poi tutta la dorsale invece tra il Passo Tre Croci e il Monte Antola. Si vede anche l'Alfeo di Cialarotti e ha ragione, perché spunta a destra del Carmo l'Alfeo. Madonna, che occhio che c'hai, sei un falco. Da questa parte invece la dorsale che scende verso il Passo dell'Incisa, quindi verso Croce Fieschi che vedete là, Croce Fieschi dietro cui potete vedere le rocche del Reo Passo, il Monte Castello, le rocche del Reo Passo, là in fondo si vede il Monte Reale, Monte Reale e il Monte Cravì e la Val Vobbia. Via, si riparte verso l'Antola. Abbiamo fatto una sosta fotografica, sono le 12:25,
e chi lo sa, arriveremo dopo 1:30, quindi non sappiamo se all'antola ci daranno da mangiare o meno. Faremo dieta al massimo. O no, non ce ne danno. 2 fette di prosciutto a marce ce le abbiamo. Quindi, vamos. Siamo sul confine tra Piemonte e Liguria e l'Antola è là davanti a noi. Vamos! Guardate, qui sotto c'è Tonno. Siamo arrivati ai piedi del Monte Buio, vedete che qui incrociamo un sentiero che arriva da sinistra e questo sentiero è quello che non abbiamo preso prima a Passo Sessenelle praticamente. Qui si scivola. E se non mi faccio male, vi faccio vedere dove va il sentiero. Allora, adesso noi scendiamo leggermente e poi ci andiamo a innestare nel sentiero che arriva dal passo dell'Incisa e lo seguiamo verso sinistra, verso Monte Antolo appunto. Arriveremo però prima alla capanna di Tonno, punto panoramico sulla Val Brevenna, dove ci fermeremo a fare 2 foto. Finalmente sotto costa. Ora che non c'è più vento si ragiona e camminiamo a mezza costa adesso fino a quella, diciamo, selletta che vedete lì più avanti, dove poi prenderemo il crinale, lo seguiremo per un po', arriveremo alla capanna di Tonno, come vi ho detto prima, ma forse col vento non avete sentito, e dopo la capanna di Tonno tralasceremo il sentiero che va verso sinistra la sella banchiera e saliamo verso l'Antola nel bosco. Arriveremo più o meno dai ruderi del vecchio rifugio Musante. C'è gente che sta tornando là davanti a noi. Dopo un tratto piacevole, abbastanza piacevole all'interno del bosco, eccoci arrivati finalmente alla capanna di Tonno. Capanna di Tonno che è quella baracca di legno che vedete e è posizionata in un punto panoramico sulla Val Brevenna. Adesso ci avviciniamo, vediamo il panorama da lì e poi ripartiamo verso l'Antola. Eccola. Belvedere sulla Val Brevenna, qui sotto di noi le frazioni di Tonno Casareggio e le altre frazioni sinceramente non le conosco, penso si veda Carsi sul versante di fronte a noi e le altre non le conosco, devo fare pubblica ammenda. Si vede il Monte Fasce là davanti e questa è la costa che sale verso l'Antola. Il Monte Antola è questo qui qua sopra. Vamos! Sosta velocissima alla capanna di Tonno, 1302 metri, l'Antola ha segnato a 55 minuti, noi proseguiamo sul nostro sentiero 200. Faccio vedere per l'ultima volta la capanna, lì c'è un sentiero che scende a Tonno e noi andiamo. Qui siamo arrivati al bivio sentieri 200-251, non andiamo alla
Sella Banchiera e a Campassi con il sentiero 251, ma proseguiamo a destra sul sentiero 200. Adesso si comincia a salire, riusciremo di nuovo in costa e poi ultimo tratto nel bosco in salita verso il rifugio Musante. Siamo quasi arrivati sull'Antola, qui un panorama sulla Val Brevenna. Dai, manca veramente poco e poi prenderemo la strada per il rifugio. Eccoci. Eccoci, finalmente Monte Antola. La vedete la vetta? Sulla vetta oggi non ci andiamo perché preferiamo andare giù a fare un salto fino al rifugio, salutare i nostri amici e poi torneremo sempre da questo sentiero. Sulla strada per il rifugio, guardate là il lago del Brugneto. Billo. Abbiamo lasciato il rifugio, che è qui sotto. Siamo arrivati un po' tardi per mangiare, purtroppo, però l'abbiamo comunque aggiustato con una fetta di torta e una birretta. Siamo stati a fare due parole con i gestori, che sono
due ragazzi molto simpatici, Federico e Silvia, con i quali ci troviamo molto bene. Adesso noi torniamo verso l'imbocco del sentiero 200, lo stesso che abbiamo percorso prima, e niente, ripercorriamo per intero lo stesso percorso di questa mattina, sperando di farlo un po' più veloce, perché stamattina un po' tra fotografie e tutto il resto ci siamo dilungati, però insomma dovremmo riuscire ad arrivare a San Fermo prima che diventi buio, no? Adesso sono le 3:25, siamo un po' sul filo, proprio. Vabbè, al massimo vagliamo con i lupi. Non è mai morto nessuno di lupi, nemmeno di buio. Nemmeno di Montebuio. E se viene buio sul Montebuio? È buio al quadrato. È un casino perché è buio al quadrato. Porca miseria. Guardate là la cima dell'Antola. Ve la facciamo vedere da lontano oggi. Poi ci andremo un'altra volta. Adesso è un po' tardi. Dobbiamo tornare veloce prima che venga scuro. Qui c'è un po' di giassa e un po' di paciuga. E noi, non sapendo scegliere, stiamo tra la giassa e il paciugo. Anzi, stavo anche cadendo. Ecco qui, adesso a sinistra prendiamo la nostra deviazione del sentiero 200 e torniamo da dove siamo venuti. Vamos, andiamo al sentiero 200 e via. Si ritorna spediti, siamo già alla capanna di Tonno, sono le 4:25, no, 4:15, non 4:25, 4:15, San Fermo segnalato 1:20, a me sembra un po' poco, però vamos! Eccoci, c'è una croce del buio, la crocina del buio e la crociona del buio là a sinistra, quindi siamo a buon punto. Meno male, anche perché non abbiamo mangiato niente oggi, una fetta di torta buona, perché la torta di Silvia è sempre buona, ma solo una fetta di torta per sfamare questi due manzi, insomma, un po' poco, preaperitivo, vamos! Abbiamo scongiurato il pericolo, siamo
arrivati sul Monte Buio, che è ancora chiaro. E molto chiaro anche, perché siamo venuti così veloce che abbiamo recuperato un po' di tempo. Guardate che bella luce che c'è adesso. Oh, che meraviglia. Un po' di nebbietta verso il mare, ma prima si vedevano anche le navi. Quasi tramonto, anzi il tramonto è già passato, mi sa. Il sole è già andato. Ormai siamo arrivati, siamo agli ultimi metri del percorso. Io penso che ne avremo ancora per 5 minuti. Sono le 6:15. Già che si vedono un po' di luci giù, il sole è tramontato, noi siamo praticamente alla macchina, adesso ci vediamo tra poco per i dati finali sul percorso. Col tramonto ormai passato siamo tornati alla strada di San Clemente, punto di partenza del nostro itinerario, e volendo ricapitolare un po', siamo andati da San Fermo, San Clemente, fino a Monte Antola. Percorso totale, quindi andata e ritorno, vedete intanto la cappelletta di San Fermo lì sopra di noi, andata e ritorno, dicevamo, percorso totale di circa 14,5 km, quasi 15 km, dislivello intorno agli 850 metri e il tempo di percorrenza di tutto l'itinerario, tempo proprio effettivo, tempo in movimento, siamo intorno alle 6 ore, quindi insomma 3 ore andate, 3 ore ritorno. Avremmo voluto arrivare in tempo per il tramonto, ma purtroppo non ce l'abbiamo fatta perché stamattina, colti da improvvisa pigrizia, siamo partiti tardi e ce la siamo presi un po' troppo comoda. Io ho rallentato perché sono fuori forma. A volte si prende le sue colpe, ma in realtà siamo andati insomma piano, ci siamo poi fermati un po' a parlare al rifugio con i ragazzi, insomma è andata un po' lunga. Adesso siamo arrivati, quindi noi vi salutiamo e ci vediamo alla prossima camminata, anche se vi salutiamo ma non sappiamo se ci vedete perché è tutto buio. Ciao, ciao.